Buongiorno a tutti e buona domenica. Allora, aspettiamo che si collega qualcuno. Ok. Aspettiamo un attimino e cominciamo questa diretta parlando ovviamente di animali. Tra un pochino vediamo di cosa parliamo, insomma. Un attimo solo, ok. Allora. Ok, ci siamo quasi. Metto subito un'immagine di una rana, perché oggi parleremo appunto di anfibi. Oggi ho deciso di trattare questo argomento perché questi animali sono purtroppo a volte poco considerati, e soprattutto c'è diciamo, un problema legato alle rane rospi. Oggi parleremo di anfibi, quindi diciamo, stiamo parlando di rane, rospi, salamandre, tritoni. Ci concentreremo un po' più sulle rane e i rospi, ovviamente, parleremo un attimino anche del problema appunto legato all'attraversamento sulla strada per quanto riguarda questi animali durante il periodo della migrazione. Allora, cominciamo un attimino e vediamo. Vi metto solo una piccola immagine per quanto riguarda, insomma, l'anatomia di questa rana. Allora, vediamo innanzitutto che cosa sono gli anfibi. Gli anfibi ovviamente costituiscono una classe di vertebrati che conducono sia a vita acquatica sia a vita terrestre. Anfibi vuol dire infatti doppia vita, proprio perché vivono una parte della loro vita in acqua e una parte della loro vita invece sulla terraferma. Durante il loro sviluppo, come molti di voi insomma, probabilmente sanno, buongiorno Fabio, buongiorno a tutti. Ciao Ludovica, ciao, un bacione da parte mia. Come dicevo, come molti di voi sapranno, questi animali subiscono, cioè fanno la cosiddetta metamorfosi, quindi c'è questa, chiamiamola, questa trasformazione, ok? E la maggior parte delle specie di anfibi presentano uno stadio acquatico, appunto sotto forma di larve, in cui c'è la respirazione fatta con le branchie, mentre nello stadio adulto, dopo la metamorfosi, appunto entra in gioco la respirazione atmosferica effettuata invece con i polmoni. Per chi si è collegato poco fa, dicevo che appunto il nome anfibi deriva dal fatto che conducono appunto sia vita acquatica che terrestre, poiché anfibi vuol dire appunto doppia vita. La maggior parte, diciamo, delle specie comunque è ovipara. Che cosa vuol dire questo? L'oviparità è un tipo di riproduzione in cui le femmine depongono delle uova fecondate, la cui crescita embrionale avviene, cioè termina al di fuori dell'organismo materno. Questo ovviamente si contrappone l'oviparità appunto degli anfibi, ma non solamente degli anfibi. Calcolate che l'oviparità è presente in numerosi appunto anfibi, rettili, uccelli e altri animali. L'oviparità che abbiamo appena detto si contrappone invece alla viviparità e all'ovoviviparità, e quindi in questo caso la specie, l'embrione, si sviluppa all'interno del corpo materno. Vi faccio vedere solo un attimino una immagine, solo un attimo, vi faccio vedere un'immagine per quanto riguarda le uova di rane. Poi vedremo questa cosa qui. Comunque le uova delle rane, degli anfibi, generalmente sono lasciate in acqua, ok? Questo per quale motivo? Perché
loro uova non hanno un guscio, un guscio calcareo e quindi non sono protette come in altre specie animali, le vedete? Ok? E quindi praticamente devono essere protette in questo modo qui. Allora, vediamo un attimino invece per quanto riguarda la classificazione degli anfibi, poi vedremo ovviamente la differenza tra una rana e un rospo, magari a volte si dice rana, si dice rospo, però come vedremo poi successivamente non c'è una differenza a livello tassonomico, c'è una differenza a livello di abitudini, se vogliamo. Ok? Allora, vediamo un attimino. La classificazione. Per quanto riguarda la classificazione, gli anfibi abbiamo detto che sono una classe di vertebrati che fa parte dei tetrapodi, quindi praticamente insieme ai rettili, agli uccelli e ai mammiferi, sono una superclasse che presentano appunto quattro arti e diciamo che in alcuni casi alcuni arti sono stati persi durante l'evoluzione. Gli anfibi li dividiamo in tre ordini, ok? Quindi abbiamo l'ordine degli anuri che tratteremo un po' più in dettaglio ed è in realtà l'ordine più numeroso. Adesso vi metto solo un'altra immagine giusto per farvi capire questa classificazione. Allora, eccola qua. Ecco qua. Allora, abbiamo tre ordini. Gli anuri, ovviamente in alto a sinistra stiamo parlando di rane e rospi, anche se dopo, in base alle abitudini, diciamo, che hanno, le rane, insomma, gli anuri, in base alle abitudini dividiamo rane, rospi e raganelle. Oggi mi va un po' male per quanto riguarda le lettere. Per quanto riguarda questa R, però vabbè, ce la farò. Quindi abbiamo gli anuri, scherzo, poi abbiamo i caudati che saranno rappresentati da salamandre e tritoni e poi abbiamo gli apodi che sono quelli più numerosi, insomma, rappresentati solo da tre famiglie che tratteremo insomma, abbastanza poco. Vediamo un attimino invece gli anuri, che abbiamo detto sono il gruppo più numeroso, composto da tante famiglie, oltre 50.000 specie, quindi 5.000 specie, scusatemi. Quindi gli anuri sono questo ordine più numeroso e diciamo, tutti i membri dell'ordine degli anuri possono comunque essere considerati rane, però diciamo che insomma, solo i membri della famiglia dei bufonidi sono considerati veri rospi. In realtà qual è la differenza, questa differenza tra rospi e rane? È che innanzitutto stiamo parlando di abitudini, quindi la rana ha un'abitudine più legata all'acqua, invece i rospi hanno delle abitudini più legate, insomma, alla terraferma. Sono condizionati comunque dall'ambiente acquatico durante il periodo riproduttivo, di cui poi comunque parleremo, però insomma riescono a vivere anche in zone con meno presenza di acqua, hanno meno necessità di acqua praticamente i rospi rispetto alle rane. Poi, se ci facciamo caso, i rospi presentano spesso una pelle un po' bozzellata, quindi non liscia come invece avviene appunto nelle rane. Allora, abbiamo detto che gli anuri sono privi di coda, come lo dice anche la parola stessa. Possiedono dei piccoli denti sulle mascelle e sul palato, che diciamo la cui funzione non è quella di uccidere, di predare, ma è quella di trattenere la preda durante, insomma, per impedire appunto di farla fuggire. L'ordine degli anuri comprende tante specie, abbiamo detto oltre 5.000, però come avviene in molti casi. La diversità maggiore si riscontra a livello insomma, delle foreste, quindi in zone particolari. Poi vedremo un attimino anche un piccolo accenno per quanto riguarda l'evoluzione. Tutti noi sappiamo che
abbiamo avuto, c'è stato un passaggio dall'acqua alla terraferma, e questi animali rappresentano in realtà i primi animali a conquistare poi appunto la terraferma. Stiamo parlando del Giurassico e stiamo parlando di 200-300 milioni di anni fa, quindi stiamo parlando del passaggio appunto dall'acqua alla terraferma. Diciamo, ci sono state ovviamente, c'è stata un'evoluzione che ha portato poi alla trasformazione di questi animali. Allora, abbiamo visto un attimino la differenza tra rane e rospi, quindi abbiamo detto appunto che rane sono più legate all'ambiente acquatico, con una pelle più liscia, non bozzellata, mentre i rospi hanno un aspetto più goffo, sono meno agili, se vogliamo, meno legati all'ambiente acquatico e con questa pelle appunto un po' puntecchiata, un po' più ruvida. Allora, volevo farvi vedere un'altra cosa per quanto riguarda il corpo. Allora, ecco appunto, molti di voi forse lo sapranno, comunque sul corpo questi animali, molte specie presentano delle ghiandole. Se voglio farvi vedere solo una foto, ecco qui, ok. Non so se la vedete. Allora, in alcuni casi sono presenti delle ghiandole. Allora, sono ghiandole di origine ectoderma che sono presenti in tutto il corpo. In alcuni casi si sono evolute appunto in ghiandole velenose, come le ghiandole che state vedendo nella fotografia. Adesso ve la ingrandisco un pochino questa foto, così si vede un po' meglio. Ecco. Allora, se vedete dietro gli occhi, praticamente ci sono queste ghiandole paratoidi che praticamente sono posizionate dietro l'orecchio e non è che agiscono attraverso il contatto, ma solo se l'animale viene morso, appunto, sono un pericolo per chi magari può cercare di mangiare delle rane. Ciao Armando, buongiorno. Differenza tra rana e raganella. Ok, adesso fra un po' la vediamo questa cosa. Diciamo che facciamo una distinzione tra rospi, rane e raganelle. Adesso la dico questa cosa, poi magari la rivediamo un attimino. Comunque abbiamo detto che le rane appunto sono più legate all'ambiente acquatico, i rospi hanno meno necessità di acqua e hanno appunto il corpo bozzellato. Le raganelle, per esempio la Hyla intermedia, la raganella che conosciamo un po' tutti quanti, quella verde piccolina, praticamente è una appunto una raganella, e le raganelle le possiamo classificare, insomma, le possiamo associare all'ambiente arboricolo, cioè vuol dire che vivono un po' più sugli alberi, ok? Quindi vivono un po' più sugli alberi, e se ci facciamo caso hanno nelle dita proprio delle ventose, ok? Hanno queste ventose che gli permettono di saltare da una foglia all'altra anche con quei rami molto leggeri, se vogliamo, certe volte, e quindi praticamente riescono ad aggrapparsi bene sugli alberi. Stiamo parlando in questo caso delle raganelle. Va bene Armando? Ok. Allora, per quanto riguarda queste ghiandole dietro gli occhi, abbiamo visto che ci sono queste ghiandole paratoidi che vengono attive, cioè insomma rilasciano un veleno solo in caso di morso. Molte rane possiedono altre ghiandole, ovviamente. Ecco qui, ok, mi sono appuntato un po' di cosette. Allora, abbiamo visto quindi la differenza tra rane e rospi, ok, e raganelle. Ok, volevo dirvi un'altra cosa. Abbiamo visto che le rane appunto fanno la metamorfosi, ok? Però in alcuni casi diciamo che c'è in alcune specie c'è la neotenia, che cosa vuol dire? Che mantengono praticamente le branchie e non fanno questa metamorfosi, quindi praticamente vivono una vita acquatica per tutta quanta la loro vita. Poi abbiamo, oltre agli anuri, facciamo un piccolo accenno, adesso ci vorrebbero delle lezioni a parte proprio per i tre ordini, perché ho visto che ci sono gli anuri,
poi ci sono i caudati e gli apodi. Per quanto riguarda gli anuri, stiamo parlando di tritoni e salamandre, ok? Adesso metto un'altra foto. Ovviamente le salamandre, i tritoni, molti di voi comunque le conoscono. Ecco qui, un attimo. Allora, ok, eccola qua. Un attimino, ok. Ecco, volevo mettervi una fotografia della salamandra pezzata che molti di voi forse avranno visto. Questa qui, molto molto bella, con queste chiazze gialle. Ovviamente in questo caso non stiamo parlando di anuri, abbiamo detto stiamo parlando di caudati, sono animali, tritoni e salamandre appunto provvisti, buongiorno Cristian, provvisti di coda e devo dire che nella nostra regione ci sono in realtà salamandre anche abbastanza importanti e piuttosto insomma difficili da vedere. Quindi i caudati sono appunto rappresentati da tritoni e salamandre, in questo caso vabbè, ovviamente le dita non presentano unghie, e esistono diverse specie in tutto il mondo e diverse dimensioni come anche appunto negli anuri. Stiamo parlando di animali che vanno dai 2 centimetri a 1,8 m della salamandra gigante che si trova appunto in Cina. Poi ci sono invece gli apodi, che sono questi qui, ve li faccio vedere solo un attimino, giusto per capire di cosa stiamo parlando. Gli apodi si potrebbero confondere con dei vermi in realtà, perché sono molto, l'aspetto è verosimile, però insomma, sono appunto degli anfibi, credo che sia questa la fotografia, eccoli qua. Ok, e quindi gli apodi in questo caso sembrano appunto dei vermi. Buongiorno Massimo, buongiorno a te. Sembrano dei vermicelli che però appunto non, insomma, sono l'ordine meno numeroso per quanto riguarda gli anfibi, insomma, si presentano con questo corpo fatto da tutti i cilindretti, se vogliamo, e le loro dimensioni insomma, vanno da 7,5 a 75 centimetri. Poiché conducono principalmente diciamo, una vita sotterranea, non si conoscono proprio bene come gli altri ordini. Okay? Per quanto riguarda invece l'evoluzione degli anfibi, abbiamo detto che stiamo parlando insomma, di un'evoluzione che ha permesso poi il passaggio dall'acqua alla terraferma e quindi c'è stata la comparsa appunto degli arti, la trasformazione delle branchie in polmoni. E quindi poi insomma si sono sviluppati ovviamente anche i rettili. Qual è la differenza per esempio insomma gli anfibi e rettili, no? I rettili sono riusciti a sviluppare poi delle uova con guscio calcareo e quindi sono riusciti se vogliamo a distaccarsi un po' più dall'acqua infatti riescono a vivere anche in assenza di acqua. Proprio perché appunto le uova presentano un guscio calcareo, a differenza degli anfibi che non presentando un guscio calcareo, le uova devono essere deposte spesso in acqua e quindi sono appunto più legati all'ambiente acquatico. Allora, torniamo un attimo a noi, così a posto. Per quanto riguarda la vita, la longevità, diciamo che in cattività ci sono stati anfibi che sono vissuti 40, oltre 50 anni, e vi devo dire che in natura non è che non si conoscono, però ovviamente è difficile fare uno studio su questi animali, alcuni studi risultano un po' complicati e quindi si sa un po' di meno. Probabilmente diciamo che in natura ovviamente dipende dalla specie, ma stiamo parlando di una vita che può andare da 5-10 anni, poi ovviamente dipende dalla specie, da dove si trovano.
questo generalmente avviene per tutti gli animali, c'è una differenza ovviamente tra la vita in cattività e la vita in natura. Adesso parliamo invece un attimino della pelle degli anfibi, poiché la pelle in questi animali ricopre un ruolo davvero molto 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 importante. Non so se devo farvi vedere solo un attimino. Ok, ecco qui. Adesso vi metto un'immagine che può sembrare un po' tecnica, però è giusto per farvi vedere questa cosa qui. Ok, adesso ve la spiego un attimino. Comunque, la pelle degli anuri abbiamo detto che è liscia, sottile, e a volte può presentare delle verrughe, queste bozzellature, come nel caso dei rospi. Quindi, insomma, i rospi presentano questa pelle un po' meno liscia. La pelle è formata da due strati. Quindi, come potete vedere, abbiamo l'epidermide e il derma. Mettiamo questo schermo. Ok, penso che la vedete bene. Ok, abbiamo l'epidermide e abbiamo il derma. L'epidermide, ovviamente, è lo strato più esterno, il derma è lo strato più interno. L'epidermide è formata da vari strati di cellule, come si può vedere dalla fotografia, mentre il derma è in realtà una struttura spugnosa. Ok? Lo strato più esterno delle cellule, che è l'epidermide, è soggetto a periodiche rinnovazioni. Ok? Stiamo parlando della muta. Come anche nei rettili, anche gli anfibi fanno la muta, e in certi casi pensate che l'animale mangia poi la pelle che ha cambiato. Okay? Allora, diciamo che i rospi, abbiamo detto, hanno abitudini terrestri e presentano grandi accumuli di cheratina. La loro pelle è più secca, abbiamo detto, perché stanno meno a contatto con acqua e quindi la loro pelle è più secca. La cheratina è importante poiché evita, diciamo, la perdita di acqua. Nel derma incontriamo due tipi di ghiandole, sia mucose che seriose. Quelle mucose hanno il compito di mantenere umida la pelle mediante la produzione di muco, mentre quelle seriose invece producono un veleno. Ok? Dall'immagine, allora, vediamo anche questi qui che sono, ciao Fausta, buongiorno, i cromatofori. Adesso vediamo che cosa sono, perché rappresentano, cioè i cromatofori sono abbastanza importanti, sono delle cellule incaricate alla colorazione della pelle e quindi appunto ricevono il nome di cromatofori. Va bene? Abbiamo detto, per chi non l'ha ascoltato poco fa, che la pelle degli anfibi è importantissima, poiché svolge diversi ruoli. Okay? La pelle, quali sono i ruoli che svolge la pelle negli anfibi? Innanzitutto una barriera protettiva contro i traumi, difensiva contro appunto l'ingresso di microrganismi, che possono essere dannosi, è un organo di senso. Molti anfibi respirano anche con la pelle comunque. Ok? E quindi praticamente svolge la funzione di termoregolazione regola anche lo stato di idratazione, può assorbire o espellere acqua la pelle degli anfibi, e in più svolge la funzione di mimetismo, riconoscimento del sesso in molte specie, difesa grazie alle ghiandole del veleno. Poi certe volte magari, non so, vi è capitato, buongiorno Barbara, ciao, vi è capitato di vedere delle rane comunque molto sgargianti per quanto riguarda la colorazione, e quindi in quel caso stiamo parlando di un mimetismo aposematico, quindi praticamente stiamo parlando di un mimetismo in cui le specie che possono essere predate avvertono appunto i predatori che sono velenose, va bene? Allora, quindi la pelle degli anfibi è davvero importante perché svolge molti, molti ruoli, e per quanto riguarda i cromatofori, che abbiamo detto sono cellule incaricate alla colorazione della pelle,
possiamo distinguere tre tipi di cromatofori. Adesso non vi dico i nomi perché sono un po' complicati, però diciamo che ci sono tre tipi, va bene? Ci sono quelli che presentano pigmenti come il rosso, il giallo, l'arancione, l'argentato, quelli che danno una colorazione più scura, ok? E quindi sono veramente fondamentali. In più abbiamo detto che gli anfibi consentono degli scambi tra l'esterno, appunto, e l'organismo stesso, e quindi svolgono funzione importante di idratazione. Allora, vediamo un attimino. Ovviamente se ci sono domande fatele tranquillamente. Volevo mettervi un'altra immagine. Tra un pochino parleremo di questo problema per quanto riguarda l'attraversamento delle strade. Okay? Allora, voi tutti sapete che questi animali durante il periodo riproduttivo si spostano dall'ambiente acquatico, dalla terraferma all'ambiente acquatico per deporre le uova. E in questo periodo purtroppo c'è una moria di questi animali. E questo aspetto purtroppo a volte non viene preso in considerazione nella giusta maniera, probabilmente, o comunque dipende un po' anche dalle zone. Prima di parlare del problema dell'attraversamento degli anfibi, volevo parlare solo un attimino per quanto riguarda gli organi di senso. Giusto un piccolo accenno agli organi di senso, perché diciamo, sono importanti in tutti gli animali, in questo caso per quanto riguarda la vista, diciamo che i caudati hanno un range visivo che arriva diciamo, innanzitutto allo spettro ultravioletto e la vista è importante soprattutto per i caudati e per gli anuri. Diciamo che per le cecilie, cioè gli apodi, qui, i vermetti che abbiamo visto prima, vivono in ambiente sotterraneo, quindi la vista non è poi così importante come negli altri due ordini che appunto sono i caudati e gli anuri. Allora, l'udito è variabile in realtà in base alle specie e in base agli anfibi, comunque anche negli anfibi, come negli altri appunto vertebrati, l'orecchio interno presenta le strutture che riguardano, sono preposte poi all'equilibrio. Ok, solo un attimo. Allora, questa non ve l'ho fatta vedere, scusatemi. Scusate se ogni tanto magari passo da una parte all'altra. Volevo farvi vedere comunque il ciclo riproduttivo degli anfibi, altrimenti poi. Ok, questo è il ciclo riproduttivo, scusate, dovevo farvelo vedere prima. Comunque, come possiamo vedere, appunto, dalle uova, appunto, che vengono rilasciate generalmente in ambiente acquatico, ovviamente non possiamo dire al 100% dei casi perché non è sempre così. Abbiamo visto che sono animali la cui riproduzione è quella di tipo, appunto, ovovivipari e quindi praticamente l'organismo dell'embrione si sviluppa al di fuori dell'organismo materno. Però ci sono casi in cui non è così, però stiamo parlando di altre zone del mondo, quindi noi ci concentriamo un po' più sugli anfibi che sono nella nostra zona, quindi dalle uova che si sviluppano in ambiente acquatico dopo circa una settimana, appunto c'è il girino, e questa è appunto la metamorfosi. E come potete vedere, si sviluppano prima le zampe anteriori e poi quelle posteriori, e dopo circa 10 settimane c'è questo sviluppo che è completo. Questo giusto per farvelo vedere, quindi in 14 settimane circa si ha la metamorfosi e quindi si ha lo stadio poi adulto rispetto a quello larvale. Allora, solo un attimo, ok.
Abbiamo visto la vista e abbiamo detto che in realtà la pelle è molto importante. Ecco un attimino, devo trovare. Ok, allora. Per quanto riguarda questo discorso dell'impatto con i veicoli, questo è un aspetto che in realtà secondo me è molto importante perché quante volte vi è capitato di andare con la macchina di vedere dei rospi, delle rane schiacciate a terra e quando le vediamo spesso purtroppo ne vediamo tante. Come quello che spesso dico anche durante le visite guidate, che a volte diamo più importanza agli animali che sono generalmente più grandi. Tendiamo, non dico sempre, tendiamo a dare meno importanza agli animali un po' più piccolini, quelli che si vedono di meno, quelli che riusciamo a vedere meno nel dettaglio, perché magari ci serve l'utilizzo, insomma, di uno stereoscopio, eccetera, come gli insetti, va bene? In realtà gli anfibi hanno un ruolo funzionale veramente notevole, sono prede di tanti tanti animali e anche loro sono predatori, mangiano tanti insetti, piccoli mammiferi e quindi svolgono un ruolo ecologico fondamentale. Il problema dove sta? Il problema sta appunto in queste morie che avvengono durante il ciclo riproduttivo, quando devono andare a deporre le uova. E quindi abbiamo detto che purtroppo troviamo questi rospi schiacciati a terra. Vi faccio vedere un'immagine. Solo un attimo. Ok. Allora, per esempio, questo è solo un esempio di questa persona. Che cosa sta facendo questa persona? Questa persona, insieme ad altre, che non ci sono nella fotografia, sta mettendo delle barriere mobili, perché queste poi si toglieranno, ok? Lungo un percorso probabilmente soggetto ad attraversamento rospi. Adesso, che succede? La problematica dell'impatto con gli anfibi è conosciuta già dagli anni Ottanta, perché diciamo che prima, rispetto ad oggi, quando si costruiva una strada non si faceva molto caso, o comunque non ci si ponevano tutte quelle domande per quanto riguarda la mitigazione degli effetti sulla fauna, che può essere microfauna, mesofauna, eccetera. E quindi insomma si costruiva, si asfaltava e vai. Dopodiché i primi studi hanno cominciato a far nascere questo problema e quindi pian piano la costruzione delle strade, ma non solo di strade, la costruzione di strade, stiamo parlando anche di frammentazione ecologica, quindi stiamo parlando che una strada può, per esempio, attraversare tanti ambienti, ok? E quindi frammentare l'ambiente circostante, provocando appunto questi problemi. E gli anfibi, vi devo dire, che sono probabilmente gli animali che sono più soggetti a moria. Cioè, noi purtroppo, dico, quando vediamo un capriolo o un lupo sulla strada, giustamente ci dispiace tantissimo. Ma magari non facciamo poi caso alla rana o al rospo che è stato schiacciato dalla macchina. Okay? Allora, questo problema è un problema, abbiamo detto, che già esiste dagli anni Ottanta, e quindi che cosa bisogna fare? Attualmente vi devo dire che innanzitutto anche in Italia credo ci sia una differenza un po' tra regione e regione per quanto riguarda la sensibilizzazione verso questa tematica. In Alta Italia pensate che in alcune regioni per far attraversare queste rane durante il periodo riproduttivo addirittura bloccano, cioè non fanno passare macchine, c'è cioè una ZTL proprio per le rane, ok? Ci sono volontari che adesso vi faccio vedere solo una fotografia, ci sono volontari che con i secchi vanno a prendere fisicamente queste rane e le portano poi dal lato opposto della carreggiata. Eccola qua.
un attimo. Ok. Eccola. Ok. Scusate, il problema mi fa un po' di storia. Il computer mi fa un po' di storia. Allora, questo è un semplice secchio, appunto, dove dei volontari hanno messo queste rane appunto per portarle da una parte all'altra della strada. Voi direte è pazzia, ma non è pazzia perché ovviamente stiamo salvando degli animali che abbiamo detto hanno un ruolo ecologico davvero, davvero importante. Quindi, una volta che si decide il tracciato, le due strategie di mitigazione possibili sono la costruzione di passaggi per la fauna, che rappresentano le mitigazioni attive, e le realizzazioni di misure appunto destinate ad impedire l'accesso degli animali su questa strada, che rappresentano invece le mitigazioni passive. Quindi, ci sono due tipi di interventi, uno passivo e uno attivo. Quello attivo, appunto, abbiamo detto, è rappresentato dalla costruzione di passaggi che permettono alle rane di attraversare la strada attraverso dei sottopassi che adesso vediamo, e quelle passive che invece impediscono agli animali di attraversare la strada, o meglio, impediscono a quegli animali di attraversare la strada in quel tratto e li convogliano poi in un tubo, se vogliamo, obbligato. Appunto, gli permette l'attraversamento. Adesso vediamo un attimino questo qui, per esempio, faccio vedere un'altra fotografia. Allora, scusate, ho sbagliato. Ecco qua. Allora, vi faccio vedere un altro tipo di intervento che si può fare durante la costruzione di una strada. E quindi, allora, eccolo. In questo caso, ovviamente, si possono mettere diciamo una sorta di tombino, sono dei tubi di cemento generalmente, che vengono messi prima appunto di realizzare la strada, si possono mettere anche dopo, ma si spendono ovviamente più soldi. E adesso in questo caso noi non vediamo ovviamente una rete a bordo strada, ma generalmente sarebbe idoneo in questo caso mettere appunto anche una rete sul bordo della strada per impedire che questi animali attraversino, e quindi vengono poi convogliati in questo tubo che gli permette appunto l'attraversamento. Questi attraversamenti, comunque, in quale periodo cadono più frequentemente? Generalmente nelle nostre zone, se ci fate caso, se ci pensate, sono periodi generalmente invernali, ok? E quindi stiamo parlando di gennaio, febbraio, ovviamente dipende un po' anche dalle specie e dalla zona in cui si vive. Vi faccio vedere l'ultima foto di questi interventi che si fanno, e se volete potete su internet comunque vedere quello che fanno. Con il progetto ROSPI, un progetto devo dire veramente importante, che è nato diversi anni fa e che ha appunto l'obiettivo di salvaguardare questi animali. Vedete, in questo caso queste persone stanno mettendo queste reti che sono appunto mobili, ci sono appunto anche delle strutture fisse che si possono mettere. Generalmente si fa questo lavoro di mettere queste reti appunto che impediscono il passaggio, di convogliare poi gli animali in un posto ben preciso che gli permetta appunto l'attraversamento. Comunque i rischi e le minacce per quanto riguarda gli anfibi le possiamo riassumere, se vogliamo, in 4-5 punti. Anche a questa cosa non ci pensiamo spesso, però a volte abbiamo una scomparsa di zone umide, quindi una riduzione delle zone umide sicuramente non aiuta questi animali. La frammentazione degli habitat, abbiamo
abbiamo detto. Quindi, una volta che andiamo a costruire una strada, dividiamo magari un ambiente frequentato da questi animali, e quindi poi le cause sono appunto queste morie sulle strade. L'inquinamento, certamente l'inquinamento non aiuta nessuno, non aiuta nessuno e neanche le rane e i rospi. Okay? Solo un'altra cosa che mi è venuta in mente adesso, comunque in alcune zone, soprattutto dell'America e del Canada, sono già diversi anni. Si sono state rinvenute delle rane con modifiche cellulari, ciò vuol dire che sono state viste rane con una zampa in più o una zampa di meno, quindi malformazioni. Questi animali, in realtà, le cause sono ancora da definire bene, però stiamo parlando che questi animali sono molto sensibili ai raggi UVB del sole, quindi sono comunque bioindicatori di salubrità ambientale e risentono appunto degli inquinanti, dei pesticidi ovviamente, e anche dei raggi UVB del sole, perché come abbiamo detto la loro pelle è molto molto sensibile. Vi faccio anche un altro invito, tra l'altro, perché nel caso in cui dovessimo incontrare una rana, una raganella, un rospo, una salamandra, un tritone in montagna, siamo attenti a maneggiarli, anzi non dobbiamo maneggiarli, non dovremmo toccarli, perché hanno una pelle molto 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 sensibile. Quindi magari per la curiosità, per fare la fotografia, prendiamo questi animali in mano e li possiamo danneggiare molto facilmente. Quindi vi invito sinceramente a non toccarli. Si può fare una fotografia anche senza prenderli in mano, ovviamente, quindi non è necessario prenderli in mano, perché si rischia di danneggiarli, perché sono veramente davvero sensibili. Allora, un altro rischio di cui non abbiamo parlato per niente, ma questo rappresenta ovviamente un po' anche altre mani, è l'introduzione di specie alloctone, e quindi di rane, rospi, eccetera, che prima non c'erano, poi sono state introdotte e hanno preso a volte il sopravvento su altre sui cospecifici, e quindi hanno fatto ovviamente dei danni. Allora, solo un'altra cosa, un altro fattore importante ovviamente il lavoro che si fa a volte sui fiumi e quindi sui corsi d'acqua ad opera dell'uomo, quindi rendere artificiali questi corsi d'acqua, anche questo può apportare delle modifiche a discapito di questi animali. Va bene, allora non so se ci sono delle domande, altrimenti mi fermerei qui. Oggi ho voluto trattare un attimino questo argomento perché mi sembra in realtà un argomento appunto importante e delicato. Appunto questa sensibilizzazione, come dicevo prima, dipende un po' da regione a regione, e quindi insomma ci sono delle zone dove si attuano delle misure di mitigazione un po' più accentuate, e delle zone dove in realtà non si fa molto. Però, come abbiamo detto anche precedentemente, sono animali il cui ruolo ecologico è davvero importante, e quindi sono questi animali che poi purtroppo vengono schiacciati sulle strade, e quando li vediamo, appunto, ne vediamo veramente tanti, perché si muovono di massa, e questi spostamenti che fanno, abbiamo detto, durante il periodo riproduttivo, per spostarsi nell'ambiente acquatico a deporre le uova, sono periodi brevi, quindi sono poche giornate in cui si addensano tutti questi anfibi, tutte queste rane, questi rospi, e quindi troviamo tantissimi animali sulla carreggiata. A volte, questa è un'altra cosa, insomma, che si può fare, è la segnaletica stradale. La segnaletica stradale potrebbe aiutare anche insomma, gli automobilisti a fare più attenzione nelle zone più a rischio. In realtà esistono delle carte dove si può magari
vedere dove sta la maggior densità di questi attraversamenti e quindi mettere appunto una segnaletica stradale magari idonea al fine di sensibilizzare ancora di più gli abitanti del luogo, insomma le persone che passano di là. Va bene, io a questo punto termino e spero che sia stata interessante questa questo argomento, perché appunto al posto di parlare di animali un po' più grandi, oggi ho voluto trattare questo, questi animaletti un po' non sempre ben insomma valutati bene, perché non gli si dà spesso la giusta importanza. Va bene, allora noi ci vediamo comunque domenica prossima, vediamo di cosa parleremo domenica. Vi auguro un buon pomeriggio, un buon pranzo. Grazie a tutti. Se ci sono domande, ovviamente fatele tranquillamente, altrimenti vi saluto e ci vediamo domenica prossima. Poi sabato ovviamente vi dirò di che cosa parleremo. Solo una cosa volevo dirvi, che ovviamente tratto questi animali un po' in generale, non andiamo troppo nel dettaglio, in maniera tale che insomma lo rendiamo accessibile un po' a tutti. Grazie a te, Armando. Il prossimo animale vediamo un attimino. Fabio, ce ne hai tante vicino a casa di rane? Ok, buono. Ok. Grazie a te, Faust, grazie a voi, grazie davvero tanto, siete fantastici. Dai, speriamo di rivederci presto, sempre in sicurezza, e magari ci facciamo qualche passeggiata insieme fra quando si potrà, insomma, vediamo un po'. Va bene, ciao Barbara, grazie ancora. Ciao a tutti, ci vediamo domenica, sabato pomeriggio, come sempre, vi dirò di cosa parleremo. Per chi vuole, il lunedì mattina farò alle ore 11 sempre, farò una diretta sulla pagina di Borghi d'Abruzzo, replicando un animale fatto in questa pagina nelle puntate precedenti. Quindi chi vuole, chi non ha avuto tempo, magari chi si vuole risentire qualche animale, la può risentire il lunedì mattina alle 11 sulla pagina Facebook di Borghi d'Abruzzo, che saluto in tutti i membri. E quindi praticamente domani alle 11 farò un'altra diretta per parlare di un altro animale, cioè di un animale che ho già trattato. Se volete, appunto, ci vediamo anche domani mattina per chi vuole. Va bene, io vi auguro un buon pranzo e buona giornata a tutti. Ciao, ciao.